Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia ripiena. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa più 2 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina Manitoba, olio di semi di girasole, latte, acqua, lievito fresco, zucchero, sale, uovo. E per il ripieno, prosciutto cotto, provola, mortadella e funghetti sott'olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. L'acqua. Il lievito. E lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per 1 minuto, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo l'uovo, l'olio. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 4. Aggiungiamo la farina 00, la farina Manitoba e il sale. Facciamo amalgamare per 1 minuto a velocità 5. Il nostro impasto è pronto. Abbiamo rivestito una teglia con apertura a cerniera del diametro di 24 cm con carta da forno bagnata e strizzata. Versiamo adesso metà dell'impasto. Dopo aver livellato bene, facciamo uno strato di prosciutto cotto, uno strato di formaggio, i funghetti e la mortadella. Completiamo con il resto dell'impasto. Livelliamo bene. Se gradite, completate con un po' di semi di sesamo. Lasciamo lievitare per almeno 2 ore all'interno del forno spento. Trascorse le 2 ore, la focaccia è ben lievitata, adesso cuociamola in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 35-40 minuti circa. La focaccia è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia ripiena, un impasto davvero soffice. Grazie e alla prossima ricetta!